Vi elenco tutti gli ingredienti per fare gli gnocchi di zucca. Ci servono 600 g di zucca, 200 g di patate, un uovo, 30 g di formaggio grattugiato, il sale, la noce moscata e 200 g di farina circa. Vi do un po' di informazioni. Prima di tutto il tipo di zucca. Non tutti i tipi di zucca vanno bene per fare i gnocchi. Dobbiamo scegliere una zucca bella tosta, bella soda, non tanto acquosa. Quindi io ho preso questa zucca qui. Butternut. Vabbè, questa zucca che vedete al supermercato è un po' arancio chiara e un po' allungata. Ok, questa è perfetta per fare gnocchi. Oppure la mandovana, questa la so pronunciare e mi ricordo pure il nome. Vabbè, io ho utilizzato questa qua. Che ho fatto? La zucca va cotta prima di fare gli gnocchi. Quindi io l'ho fatta a pezzettini, l'ho messa in una ciotola con un goccino d'acqua, un cucchiaio, l'ho coperta con la pellicola per alimenti che può andare al microonde e l'ho fatta cuocere per 8 minuti. A metà cottura l'ho un po' smossa e l'ho fatta cuocere così. Per le patate, anche queste vanno cotte, 200 grammi, le ho fatte a pezzettini e le ho fatte cuocere 4-5 minuti sempre al microonde, sempre con un cucchiaio d'acqua. Però se non volete cuocere le verdure al microonde, le potete tranquillamente cuocere nel forno, le fate sempre a pezzettini e le fate cuocere a 200 gradi col forno statico per una ventina di minuti, col forno ventilato a 190 gradi. Il risultato è lo stesso. Le cuciniamo al microonde o al forno perché se le lessiamo la zucca assorbe troppa acqua e quindi ci richiede tanta farina quando andiamo a preparare gli gnocchi e dopo vengono gommosi. La prima cosa che dobbiamo fare è schiacciare la zucca e le patate. Io vado dentro direttamente con una forchetta. Quindi la schiaccio bene bene. Vedete com'è bella arancione? La zucca l'ho schiacciata. Schiaccio anche le patate, sempre con la forchetta. Nel frattempo si raffreddano, sì, perché gli gnocchi andrebbero fatti che, insomma, non troppo caldi. Allora, perché non si fanno gli gnocchi solo con la zucca? Io ci ho provato a farli, ragazzi, sono sincera, però il risultato è che vengono gommosi perché richiamano un sacco di farina. Quindi su 600 g di zucca ho messo 200 g di patate, quindi faccio di solito un terzo del peso della zucca e così vengono perfetti. Se comunque volete fare gli gnocchi e ci avete una zucca a casa, una di quelle un pochettino più acquose, vi consiglio di aumentare la quantità di patata, quindi fate tipo la metà, in modo che più o meno riuscite a mettere meno farina. Adesso mettiamo tutto sul tagliere. Metto sopra anche le patate e le mescolo. Come vedete la quantità di patate rispetto alla zucca è proprio poca, però aiuta tantissimo, quindi consiglio e mettetecela sempre un po' di patata. Ho mescolato la patata e la zucca ben schiacciati e salo, così visto che sono ancora un pochettino tiepidi il sale si scioglie. Allora, tutto pronto, rompo un uovo. Poi aggiungo anche il formaggio grattugiato. Io ho utilizzato il parmigiano, però se vi piacciono un pochettino più saporiti anche il pecorino va benissimo. Ci metterei anche la noce moscata in questa fase, quindi una bella grattugiata di noce moscata, se vi piace. Io ce ne metto in abbondanza perché a me la noce moscata mi piace un sacco. E anche perché comunque la zucca non è super saporita, quindi se gli diamo un po' di sapore noi è meglio. E inizio a mescolare. Prima faccio con la forchetta e poi vado con le mani. E mescoliamo per bene prima di aggiungere la farina. Iniziamo ad aggiungere la farina poco alla volta. Allora, io indicativamente vi dico 250 grammi, però vi dovete un po' regolare. Cerchiamo di fare l'impasto sempre abbastanza morbido, capite? Quindi mettiamone il minimo indispensabile di farina. Però insomma dovete riuscire comunque a lavorare l'impasto. Allora, io mi fermerei con la farina. Io ho messo il penzo sui 270 grammi. Vieni qua che vi facciamo vedere la consistenza come deve essere, proprio morbida morbida. Capito? Deve essere proprio morbida. Allora, mi stendo l'impasto. Ci vuole un po' di attenzione. Taglio delle strisce e li arrotolo aiutandomi con un po' di farina. E inizio a tagliare gli gnocchi e li faccio piccolini.
e li metto già sul mio piatto da portata. È un impasto appiccicoso, per questo vi dovete aiutare un pochettino con la farina, soprattutto quando li girate e fate le gote. Adesso vi sembrano morbidissimi, però una volta che l'avete cotti questi si induriscono un po'. Un altro consiglio che vi do è, mentre fate gli gnocchi, fate già bollire l'acqua, perché una volta che gli abbiamo dato la forma, buttiamoli subito in acqua bollente e li cuciniamo, ok? Perché più li teniamo qui sopra, più si ammosciano, capito? Quindi dobbiamo essere un attimo organizzati. Allora, gli gnocchi di zucca purtroppo non si possono passare con la forchetta sopra, dargli l'impronta, per questo motivo qua, che devono essere morbidi morbidi e quindi si fa fatica un pochettino a lavorarli. Anche se l'impasto è un pochettino morbido, se noi lo arrotondiamo aiutandoci con la farina del piano, riusciamo comunque a dar forma agli gnocchi. Vede come sono morbidi morbidi? Quando li tocco prendono già l'impronta delle dita. Però dico, non so se si riesce a vedere che sono diventati duretti, cioè nonostante noi li abbiamo fatti che erano morbidissimi, in cottura si sono un po' induriti. Il giusto, eh? Sì, diamo una mescolata e continuo a fare gli altri. Una volta cotti non gli succede niente a questi qua, non è che si riammorbidiscono, non si attaccano, rimangono belli già pronti insomma. Allora, questi che avevamo impastato prima, vedete rispetto a prima come si sono ammorbiditi? Allora, nessun problema, un pizzichetto di farina e li rimpastiamo. Allora, questi li possiamo scolare. Questi sono gli gnocchi che devo conservare, quindi li ho lessati in acqua salata, li scolo e li tuffo in acqua fredda. Allora, li facciamo raffreddare. Quando sono freddi, facciamo con questo, li scoliamo per bene e li mettiamo in una ciotola. A questo punto, gnocchi freddi, per non farli attaccare ci aggiungiamo un pochettino d'olio e gli diamo una bella mescolata. In questo modo gli gnocchi non si attaccano, non si ammosciano e si possono conservare in frigorifero per un giorno, insomma un paio di giorni. Se invece li volete congelare, una volta fatto questo passaggio, li sistemate dentro un sacchetto di plastica per alimenti appoggiato sopra un vassoio ben allargati. Una volta che sono congelati, togliete il vassoio, gli date una sbattutella e fate la pallina, insomma, dei gnocchi tutti separati. Quando dovete cuocerli, se ce l'avete in frigorifero, potete tranquillamente riscaldarli in pentola col sugo. Se li fate da congelati, li tuffate in acqua bollente e appena tornano a galla, li condite. Li tuffate in acqua bollente da congelati. Vedete come sono? Morbidi, però rispetto a quando l'abbiamo lavorato sono diventati un pochettino più duri. Però sono perfetti. Io li ho conditi con burro e salvia, però nei commenti, visto che avete più fantasia di me, scrivetevi secondo voi qual è il condimento più indicato. Vi ho fatto vedere come si possono anche conservare, quindi se avete fretta e avete una cena, ve ne potete preparare una bella quantità in anticipo. L'unica accortezza quando li fate in anticipo è, se ne fate tanti, preparate l'impasto
zucca schiacciata, patata schiacciata, uovo e sale, e poi dividetelo in più parti e aggiungete la farina poco alla volta ad ogni parte, in modo che ne fate un mucchietto, li lessate, li raffreddate, poi prendete un altro po' di impasto, aggiungete la farina, li lessate e li raffreddate. Quindi li potete sia conservare in frigorifero dopo averli sbollentati e raffreddati e unti leggermente per un giorno e mezzo, oppure li potete congelare, sempre dopo averli sbollentati e raffreddati e oliati leggermente. Non vi consiglio di congelarli da crudi. Spero che questa ricetta vi è piaciuta, fateli perché sono buonissimi. È più semplice di quello che vi ho fatto vedere io. Non vi spaventate se vedete che l'impasto sotto le vostre mani si ammorbidisce, aggiungete un pizzico di farina. Riprende subito forma, quindi si fanno in un attimo. Non sono bellissimi come gli gnocchi di patate, uno li può passare sulla forchetta, se lo grattugia, insomma, così quella, ma vi assicuro che sono gustosi e buoni. Grazie della compagnia e mi raccomando, fateli, e se li fate, fatemi sapere, ok? Alla prossima, grazie ragazzi e buona giornata.